Possiamo cominciare. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa iniziativa. Io sono Maurizio Carì dell'Associazione Italia Medievale, che è uno dei partner di questi appuntamenti che stiamo realizzando in collaborazione con Yakabook e in questa circostanza con Book City Milano 2014. E oggi presenteremo un libro che è appena uscito, che è estremamente interessante soprattutto per noi che siamo appassionati di Medioevo, ma ve ne parleranno il traduttore e il relatore che lo accompagna, e io non faccio altro che presentarveli per non rubare tempo a nessuno e lasciare che siano gli esperti a narrarci di queste cose. Noi avremo oggi Emanuela Fogliadini della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, docente di Teologia dell'Oriente Cristiano, leggo perché non me lo ricorderò mai, e soprattutto il traduttore del libro di Jérôme Basquet, che è l'iconografia medievale, ovvero Fabio Scirea dell'Università degli Studi di Milano, docente di Storia dell'Arte Medievale. A introdurre i due relatori c'è Elisa Del Chierico in rappresentanza di Yakabook, che ringraziamo per l'ospitalità e per le belle cose che stiamo realizzando insieme. Sì, sì. Quindi grazie a tutti e a voi, Elisa. Buongiorno, buona domenica. È la prima volta che ospitiamo in libreria la domenica un incontro, devo dire che è molto bello, fa molto piacere, soprattutto perché ne parlavamo prima, mi sono accorta stamattina che questo incontro qui ha almeno tre case, insomma, perché si inserisce nella rassegna milanese di Book City, e si inserisce nella nostra collaborazione con Italia Medievale, ed è anche un incontro, diciamo, di quelli tradizionali della nostra casa editrice, in cui ci prendiamo il lusso e il piacere di parlare con i nostri autori di libri di questo calibro. Questo qui è un libro di cui siamo, e io anche in particolare come libraia, sono particolarmente felice, insomma, di averlo nel nostro catalogo, perché è un libro veramente, veramente importante. Loro vi diranno perché. È un libro tutt'altro che pacato, nel senso, anche nelle sue conclusioni, e questo è un merito, perché i libri che non sono pacificati e pacati hanno sempre un merito in più, e ci propone un'idea dell'immagine tutt'altro che banale, anzi molto complessa, e per questo, insomma, mi faccio aiutare da loro per spiegarlo. E buon tutto, buon ascolto, e a dopo per l'aperitivo. Prego, accomodate. Sono sulla destra. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, a me è dato di parlare per prima e faccio una semplice introduzione all'autore, al traduttore, che conosce benissimo e meglio di chiunque altro ovviamente il libro che andiamo qui a trattare. Dunque, il volume di Basquet è composto da una serie di articoli che raccolgono un lavoro lungo circa 15 anni. Questo giustifica l'annuncio iniziale dell'autore, che nella premessa avverte il lettore dell'opera che ha tra le mani. Cito testualmente: non è un manuale né una guida tale da offrire una visione d'insieme dell'iconografia medievale. Per Basquet il saggio che oggi presentiamo si configura piuttosto, cito sempre, come un tentativo che disegna un percorso metodologico nel momento in cui visita e rivisita certe opere, celebri o meno, per proporne un'analisi il più possibile precisa. Tale dichiarazione di intenti segnala al lettore sia alcune difficoltà di lettura, trattandosi infatti di una serie di articoli, il discorso è più complesso da seguire, sia la necessità di adattarsi alla metodologia scelta per redigere tale saggio. Non si tratta di un'affermazione marginale. Qualsiasi studioso sa bene che la metodologia è tanto importante quanto i contenuti. Questa è la ragione per cui mi soffermo pur brevemente sul merito della scelta metodologica di Basquet. Di un'opera d'arte così unica e meravigliosa, se ci si accontentasse solo di un particolare, fosse anche il più interessante? Confesso che ogni volta che entro nella Sistina ho voglia di sdraiarmi sul pavimento per contemplare bene la volta e il giudizio universale.
Tale desiderio è animato dalla consapevolezza che solo l'insieme dei particolari, alcuni dei quali sono in sé straordinariamente affascinanti e unici, solo l'insieme è capace di far comprendere la ricchezza. Il mio desiderio, pressoché fisico, di sdraiarmi per terra a osservare la Sistina, di contemplare un'opera d'arte nella totalità dei suoi riferimenti teologici, artistici, storici e sociali, nasce dalla consapevolezza dell'importanza di una riflessione teorica generale su temi specifici dell'iconografia e dell'arte cristiana. A tale proposito, Bachet si addentra nel confronto dialettico tra parola e immagine, ossia tra scrittura e raffigurazione in forme e colori di soggetti divini. Tale snodo si rivela fondamentale, si tratta di un passaggio cruciale per comprendere pienamente il senso dell'arte nel cristianesimo e soprattutto per cogliere la peculiarità dell'iconografia medievale. L'autore ragiona sull'unicità dell'elaborazione artistica nel mondo latino, nel Medioevo, istituendo un confronto con l'Oriente cristiano. Mi sento chiamata in causa trattando quotidianamente di questo mondo. Giustamente, solo partendo dalla ricostruzione della complessa vicenda che ha portato la cristianità tutta ad accettare la raffigurazione dell'immagine del divino all'interno della sua dottrina, si comprendono i fondamenti su cui ha costruito la propria identità l'iconografia medievale occidentale. Ritornando al lungo percorso di gestazione e legittimazione dell'immagine sacra nel cristianesimo, è opportuno ricordare che l'iconografia medievale occidentale è erede di un lungo percorso articolato di riflessione della Chiesa rispetto al senso di una raffigurazione religiosa cristiana. La domanda sulla legittimità di un'arte cristiana, che ha sconvolto il cristianesimo in particolare dall'VIII al X secolo in quella disputa teologica nota come controversia iconoclasta, oggi per noi sembra inconcepibile. La raffigurazione del volto di Cristo è un soggetto talmente diffuso e consolidato nella visione figurativa cristiana che fatichiamo a ipotizzare un cristianesimo aniconico, come fu il cristianesimo dei primi due secoli, senza immagini, e addirittura un cristianesimo che poi divenne iconofobo e iconoclasta. I dipinti a soggetto religioso sono tali pietre miliari della storia del cristianesimo, hanno affascinato e forgiato l'arte occidentale, risplendono come l'anima estetica delle chiese, sono diventati parte integrante del patrimonio cristiano, da sembrare essere sempre appartenuti alla storia del cristianesimo. Di questi capolavori Bachet ne dona svariati esempi che qui sono stati parzialmente tradotti, non sono stati tradotti i capitoli relativi ad opere d'arte prettamente francesi. A fronte della capillare diffusione delle immagini religiose, molte icone ormai sono gentilmente ospitate persino nelle chiese protestanti. Non possiamo tacere che il successo dell'arte sacra conobbe lungo i secoli. Affonda però le sue radici in un dibattito teologico, religioso, artistico, politico che ebbe una gestazione lunga e critica nei primi 9 secoli della storia cristiana. Metaforicamente parlando, dice sempre Fioreschi, il museo sostituisce al quadro finito un suo abbozzo e va già bene se non travisa l'originale. Io concludo dicendo che l'iconografia medievale di cattedrali, chiese, cappelle, oratori ci ricorda l'importanza di leggere l'immagine sacra nel contesto religioso per cui queste immagini sono state pensate e realizzate. Con la serena consapevolezza che in Occidente l'immagine sacra, proprio a partire dal Medioevo, vive e guadagna una libertà di espressione che la distinguerà sempre più inesorabilmente dalle icone ortodosse, lanciandola in un cammino fecondo che, come ci ricorda Bachet, è un cammino tra tradizionalismo e libertà. Grazie dell'ascolto. Io ringrazio Emanuela Fogliadini per l'introduzione che mette a fuoco il punto di vista dell'autore e ne mostra tutta la complessità di elaborazione teorica e tutta la complessità anche di terminologia in gioco. Io mi sono avvicinato a questo volume con un doppio binario, quello del traduttore da una parte
e dello storico dell'arte medievale che da anni si nutre degli scritti di Bachet e apprezzandoli particolarmente, pur se per le mie corde, per la mia impostazione, spesso si spinge un po' troppo oltre nel tentativo di elaborazione teoretica. Tradurre è anche tramandare e tradire insieme. Non è un caso che i tre termini abbiano la stessa radice, perché una traduzione allarga la platea dei fruitori e però, gioco forza, volendo rendere dei concetti in un'altra lingua, il che vuol dire in un'altra cultura, costituisce un adattamento che a volte tradisce, sempre un po', tradisce l'opera originaria. Come traduttore ho cercato di attenermi il più possibile alla lettera del testo e in ciò sono stato aiutato in maniera costante dall'autore stesso, che ha riletto, vagliato e discusso con me ciascun capitolo subito dopo la prima stesura della traduzione, autore che conosce l'italiano e che quindi è stato in grado di compiere questo lavoro. E come storico dell'arte però sono dovuto spesso è stato necessario intervenire per cercare di rendere delle espressioni che in italiano non avevano un diretto corrispettivo, oppure delle espressioni che, essendo tradotte letteralmente, avrebbero voluto dire in italiano qualcosa di leggermente diverso da quello che intendeva Bachet, il quale, essendosi formato alla Scuola di Studi Superiori in Scienze Sociali a Parigi e insegnandovi tuttora come maître de conférence, si nutre particolarmente di terminologia di stampo antropologico. Una terminologia che spesso è insidiosa perché si avvale di parole che usiamo comunemente, ma che in antropologia vogliono dire qualche cosa di diverso, che hanno un significato molto più ampio. L'autore ha tenuto particolarmente a mantenersi stretti sul testo e anche nei casi in cui erano in gioco questi termini, non sempre li spiega, ciò per dire che il volume, non ci nascondiamo, è complesso, non è facile da leggere, richiede una certa concentrazione, richiede a volte di fermarsi, tornare indietro, magari cercare il significato di un termine. Detto questo, se facciamo questo sforzo e cerchiamo di leggerlo con cognizione, con concentrazione, il testo ci ripagherà molto bene, perché ci consentirà di acquisire una chiave di lettura che è la sua personale, che è quella della Scuola di Parigi di Scienze Sociali, molto nutrita quindi di antropologia e in generale di discipline sociali, ma che sarà utile per noi, per tutti, per capire qualche cosa di più entrando in una chiesa medievale, guardando un dipinto, magari decontestualizzato in un museo, perché mediamente si considera un'immagine, un dipinto, come qualche cosa di a sé stante, svincolato da un contesto. Normalmente, pensando a un dipinto, pensiamo a un quadro da cavalletto, un dipinto da cavalletto in un museo, un dipinto probabilmente commissionato per o una chiesa o una casa borghese o nobile, e che però comunque ha una sua autonomia anche nel museo. Le immagini oggetto non sono fatte, o meglio, non sono prevalentemente fatte per istruire gli ignoranti, abbiamo detto, e quindi non hanno bisogno di una visibilità totale, non sono immagini per lo più didattiche.
E così scopriremo che in una chiesa le varie opere d'arte sono per lo più scarsamente visibili. Molti dei cicli dipinti romanici si collocano a 20 metri di altezza, in edifici che non erano illuminati dalla luce naturale, per lo più avevano la luce tramite le candele, ma spesso era molto bassa, era posta a pochi metri dal suolo. Quindi in alto, anche per il controluce della luce che durante il giorno entrava dalle finestre o di notte per la mancanza di illuminazione, erano scarsamente visibili. Eppure cosa succede? Avendo la fortuna di salire su un ponteggio di restauro e vedere da vicino una pittura medievale, mettiamo una pittura romanica, scopriamo che ci sono dei titoli, ovvero delle frasi che nomi o frasi che accompagnano la pittura, scritti molto in piccolo, dal basso, non leggibili. E scopriamo poi che l'artista spesso e volentieri si è esercitato al suo meglio nel definire i passaggi tonali di un volto, di un particolare fisionomico, tutte cose che dal basso sono invisibili. E perché questo? Un po' perché l'artista lavora sempre al proprio meglio e cerca di fare il proprio lavoro, va bene, ma anche perché l'immagine medievale per il medioevo, per la mentalità del tempo, non era necessario che fosse visibile, questo dice Bachet, non era necessario che fosse sempre e comunque visibile, lo è a gradazioni diverse a seconda delle situazioni. Per il Medioevo l'importante è che l'immagine fosse là, l'importante è che i fruitori, che fossero i chierici, che fossero anche i laici, l'importante era sapere che l'immagine era là e conoscerne vagamente, genericamente, il contenuto. L'ultima parte invece riguarda, è intitolata per un'iconografia seriale, e dalla singola opera d'arte allarga lo sguardo alle serie di opere, ponendo l'accento sull'importanza di trattare non solamente un'opera singola, ma vedere che cosa è successo in un lungo periodo di tempo, in un ampio spazio sia temporale ma anche appunto geografico, che cosa è avvenuto, come è stato trattato uno stesso tema. E per mettere in pratica questo approccio teorico, che è stato pensato all'inizio del XXI secolo, quando i database informatici erano ancora un po' in fase sperimentale, ed è tanto più importante oggi, in cui i database anche di immagini sono molto più sviluppati. Per mettere in pratica si concentra su un'iconografia, quella della nascita di Eva, o meglio, il titolo è Eva è mai nata, perché di fatto l'autore è un po' scettico sull'idea che effettivamente le immagini che mostrano la creazione di Eva vogliano alludere ad una nascita. All'inizio dell'XI secolo compare un'iconografia che dà l'impressione che si voglia alludere a una vera e propria nascita, a un vero e proprio parto maschile di Eva, quindi non più plasmata dalla costola, ma tratta direttamente dal fianco. E grazie poi ad una lunga trattazione giunge a, come per altri casi, a individuare un significato che non è mai univoco, che in alcuni casi potrebbe alludere alla vera e propria nascita di Eva, ma in altri casi no, stabilendo ponendosi sul registro dell'ambiguità e dell'ambivalenza, che è una caratteristica fondamentale delle immagini medievali. Vi ringrazio molto per l'attenzione.